siamo al comunicato di oggi all'Antoniano. La situazione è questa. Abbiamo avuto un decesso alle 10:30 di questa mattina di un paziente già terminale. Si tratta di un paziente di 96 anni di Lanciano che già versava in condizioni critiche perché aveva un'encefalopatia importante, non vedeva, non sentiva, aveva uno stato cachettico e aveva avuto di recente anche una riacutizzazione della sua BPCO, della sua broncopneumopatia cronica ostruttiva. È chiaro che era, come dire, già da tempo lui stava male e c'è questo tampone positivo al Covid che sicuramente può aver svolto un ruolo, però io direi che si tratta più di un decesso con Covid e non per colpa del Covid. Abbiamo operato un unico trasferimento dei due pazienti più critici di ieri, questa mattina, e la situazione di tutti gli altri ospiti direi che è stazionaria, è stabile. In questo momento vorrei anche rassicurare circa le terapie, le opportunità di procedere con le terapie reidratanti, con le terapie, con l'ossigenoterapia, perché siamo riusciti ad approvvigionarci in tempo e a far fronte anche a quelle che sono le carenze del personale che si sono venute a determinare con un numero così ampio di operatori che si sono ammalati, cioè con il tampone positivo, perché tutti loro sono asintomatici. E quindi abbiamo inviato anche una mail alle istituzioni, al prefetto, al sindaco e al direttore generale della ASL, per comunicare semplicemente le nostre difficoltà, il nostro stato di emergenza. Però nella maniera più assoluta vorrei che non si desse origine alle fake news che vanno in giro in questo momento, anche una sorta di azione di sciacallaggio che si sta verificando. Qui noi continueremo tutti i giorni a darvi nella massima trasparenza e nella massima, direi, sincerità di il quadro inerente all'evoluzione di questa pandemia che si è avuta all'interno del nostro Antoniano. Buonasera.